È andato Gabriele Innocenti. Sembra. Ha fatto una carriera molto bella, lineare. Quattro. È partito Francesco Rossi. No. Sentiamo. Quattro. È partito Vanneschi. Mi sembra un 4. 4. E sono tutti pari. A 4 ci vuole qualcuno che rompa l'equilibrio. È partito Giovanni Bracciali. Quattro. 4, tutti 4. Davide Parzi, velocissimo. È partito veloce. Mi sembra un 4 la lancia, vediamo. La riconsegna. Forse ci ha provato, però è andato nell'angolo sopra il pomodoro, mi sembra. Sì, è proprio lì nel vertice, dove si uniscono. Dovrebbe essere complicato. Quattro. È un due, mi sa. Mago Piantini su Rajo de Sol. Duccio. Due. Andato Jacopo Francoi. Quattro. Il secondo cavaliere. Se qualcuno è libera. Andrea Bennati. Parte. Quattro. Tre. Tu dici tre? Ha marcato. Punti. Tre. Tre. Quindi va a sette. E allora spareggio. E parte Gabriele Innocenti. Ha raddrizzato un po' la partenza iniziale. Vediamo. Sembra un cinque. Sembra un cinque. Sembra un cinque. L'ha spento, come si dice. L'ha spento. L'oscurità è calata sul pomodoro. Sì. Cinque, non c'erano dubbi, arriva l'ufficialità. Partito Lorenzo Vanneschi. Vediamo se rimane in corsa. No, 4, la prova generale va a porta del foro. Sì, è un 4 netto, un bel tiro. Lui si è sbracciato molto, però non è arrivato a chiudere il punteggio che voleva fare. Quattro, porta del foro, si aggiudica la prova generale dedicata a Massimo Benigni. Non è una piccola cosa, vincere la prova generale è una cosa importante.